Ciao a tutti, sono Carolina Ciccaglioni, lavoro presso il Servizio Censimento della Popolazione e Integrazione delle Indagini Sociali. Il poster che vi presento è frutto di un lavoro congiunto che vede, oltre me, tra i protagonisti Fabrizio Solari, che lavora presso il mio stesso servizio, Loredana Di Consiglio e Tiziana Picchiorri, che lavorano presso il Servizio Disegno dei Processi e Supporto ai Sistemi dei Registri. Nell'ambito del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni ci siamo occupati della stima della tavola censuaria degli individui che giornalmente effettuano uno spostamento per motivi di studio o di lavoro all'interno o fuori dal comune di dimora abituale. Nella prima parte del poster viene illustrato il metodo di stima dei dati censuari che riguardano appunto gli spostamenti per motivo di studio e di lavoro. Nella seconda parte vengono mostrati alcuni risultati relativi ad una singola regione. Questo perché, trattandosi di spostamenti che avvengono all'interno del comune o fuori del comune di dimora abituale, i risultati ottenuti dall'impiego dei modelli risultano più apprezzabili graficamente mostrando appunto una singola regione. Nel nostro caso abbiamo scelto la regione Lazio. Essendo cambiata la modalità di acquisizione dei dati, passando da una rilevazione di tipo esaustivo ad un'indagine campionaria integrata con l'utilizzo di fonti amministrative, è stato necessario ripensare l'intero processo di produzione del dato statistico. Il metodo utilizzato rappresenta un'innovazione in campo metodologico e per l'utilizzo appunto dei dati amministrativi. Questa tavola si inserisce in un quadro di diffusione più ampio e deve garantire, cioè, e il metodo utilizzato garantisce appunto una coerenza con l'intero sistema delle statistiche censuarie. In particolare, il modello di statistico utilizzato per la stima dei dati è di tipo logistico multinomiale. E questo fornisce una probabilità individuale per profilo, la quale viene assegnata a tutti gli individui della popolazione appartenenti al medesimo profilo. L'ipercubo di diffusione viene determinato aggregando tali probabilità rispetto al dominio di stima, che nel nostro caso è dato dall'incrocio comune per sesso. I modelli sono stati definiti distintamente per spostamenti che riguardano il motivo di studio e che riguardano un motivo di lavoro. Inoltre, sono stati definiti distintamente per regione. Questo vuol dire che i modelli variano in termini di variabili ausiliarie utilizzate. Le variabili ausiliarie che abbiamo utilizzato e che hanno fatto parte appunto dello studio dei modelli sono riferite sia all'individuo che all'area. Possono essere di tipo demografico, amministrativo, geografico, quindi riferite al territorio. In particolare le variabili ausiliarie demografiche utilizzate sono sesso, città, cittadinanza e anche titolo di studio. Queste variabili, che sono appunto delle caratteristiche individuali, sono desumibili dai registri statistici che sono stati creati all'interno dell'istituto. Altre variabili di tipo individuale desunte da archivi amministrativi opportunamente creati sono i segnali di studio e di lavoro, che sono corredati dall'informazione del comune dove ha origine l'attività appunto di studio e di lavoro. Abbiamo utilizzato altre variabili amministrative, quali la distanza tra comuni, espressa in termini di metri e minuti, e abbiamo utilizzato anche le caratteristiche geografiche di area dei comuni e quindi grado di urbanizzazione, tipologia del comune, nonché presenza di istituti scolastici all'interno del comune. Il focus che andiamo a rappresentare sulla regione Lazio
ci mostra che gli spostamenti all'interno del comune avvengono prevalentemente nei grandi comuni, come ad esempio Roma, e che i piccoli comuni tendono a spostarsi sia per motivi di studio, gli individui che risiedono nei piccoli comuni tendono a spostarsi sia per motivi di studio che di lavoro fuori dal comune. Per ogni tipo di approfondimento, di chiarimento, potete contattarci agli indirizzi email che sono in cima al poster e vi ringrazio per l'attenzione.